Fa ancora discutere la vicenda del decreto ingiuntivo notificato alla Pescara Calcio su impulso dell'ex presidente Peppe De Cecco per il centro sportivo Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo, a seguito delle dichiarazioni rese anche alla nostra emittente dopo la partita col Vicenza e nel corso della trasmissione replay di ieri sera dal presidente Daniele Sebastiani. Stamani in una nota è giunta la dura replica di De Cecco, che chiarisce come il preliminare di subentro nel contratto di locazione del Poggio è scaduto il 31 luglio 2018 per la mancata esecuzione della Delfino Pescara e dal giorno successivo, 1 agosto 2018, è efficace il contratto di locazione di affitto di azienda tra ProSport SRL e Delfino Pescara con scadenza 31 luglio 2023. Su questo Sebastiani ha comunque aggiunto: chi deve vendere l'immobile è la società di leasing. La società di leasing non è che ci vende l'immobile nella vendita di un immobile. La società che vende deve dichiarare la regolarità dell'immobile. Lì non c'è in questo momento l'agibilità, non c'è, perché ci sono da fare, c'erano da fare tanti lavori, moltissimi di questi sono stati fatti dal sottoscritto, quindi dalla società Pescara Calcio. C'è da fare ancora qualcosina per il discorso della rete fognante. Ripeto, su questo lavoro noi abbiamo addirittura già pagato il lavoro quando abbiamo fatto la messa in sicurezza della scarpata. Il ricorso per il decreto ingiuntivo, spiega De Cecco, nasce dal fatto che la Delfino Pescara per oltre un anno ha pagato arbitrariamente un canone più basso rispetto a quello convenuto e poi da maggio 2020 non ha addirittura più pagato alcun canone quanto all'importo di 149.000 euro previsto nel contratto, quale somma a rimborsarsi ratealmente dalla ProSport. Preciso, prosegue De Cecco, che 49.000 euro, già maturati per il lavoro di ripascimento di uno dei campi del Poggio, sono stati compensati con le somme ingiunte, mentre 100.000 euro saranno scalati dal canone, così come si legge testualmente in contratto, dal momento di avvenuta esecuzione degli altri lavori, che non sono stati nemmeno iniziati. Sono invece maturati i canoni non pagati, che, compensando 49.000 euro, ammontano a circa 140.000 euro. Chiaramente i canoni che non sono stati pagati, quando verranno in coda, li pagheremo sempre noi, anche perché sono anni che paghiamo l'affitto, che consente a De Cecco non solo di pagare il canone di leasing, ma anche di avere un piccolo margine. Quindi io non mi sono mai sognato di fare il decreto ingiuntivo a De Cecco per 149.000 euro, anche se fino ad oggi non ho visto un centesimo di quei 149.000 euro. È una questione di stile, purtroppo, o ce l'hai o non ce l'hai. Quindi noi abbiamo questo contratto, io ho dato mandato all'avvocato Lotti di chiudere questa situazione, perché ringraziando di Dio non ci, sicuramente non avremo nessun tipo di problema. Nel tardo pomeriggio di oggi è giunta in redazione una ulteriore nota di controreplica di Sebastiani, che ha aggiunto: spiace che si concluda da parte della ProSport invitando la Delfino Pescara a pagare i debiti, quando risulta che sia proprio la ProSport ad essere in arretrato con i canoni di leasing anteriori alla sospensione accordata a causa del Covid, e ci si chiede se, al di là di tutte le dichiarazioni di principio da questa esposte, sia proprio tale morosità e la conseguente necessità di sanarla il motivo per il quale, disattendendo all'improvviso un accordo già raggiunto tra le parti, alla presenza dei rispettivi avvocati, si sia proceduto per vie legali.